Uno dei valori chiave della biodiversità è il rispetto. Bisogna imparare a rispettare la natura, gli esseri umani, il pianeta nella sua totalità. Nel tuo piccolo puoi fare molto per contribuire a preservarli. Riconosci che tutti meritano un posto. Comprendi le differenze tra gli uni e gli altri. Non giudicare frettolosamente. Non schiacciare gli animaletti molto piccoli. Rifletti prima di cogliere un fiore. Non gettare mai rifiuti nell'ambiente. Pensa sempre che ogni elemento ha un suo ruolo da svolgere, anche se non sai bene quale. Ok, bambini? Allora, adesso mi dite un po'. Voi volete bene ai fiori? Tu strappereste un fiorellino da un campo? Sì, davvero. E poi? E poi il fiorellino soffre. Invece noi dobbiamo volere bene all'ambiente. E le api? Ti piacciono le api? Sì. Vogliamo bene alle api? Sì. Vogliamo bene alle api? Sì. Allora, che dite? Vogliamo bene agli alberi, ai fiori, alle api? Sì. Le amiamo e le rispettiamo? Sì. Ok, perfetto, fantastico. Andiamo avanti con Laura che ci legge un'altra bellissima storia. Allora, adesso parliamo della foresta. Parliamo della foresta. Che siano naturali o piantate dall'uomo, le foreste danno rifugio a numerose specie vegetali e animali. Sono inoltre considerate i polmoni del pianeta. Abiti caldi, un berretto, un sacchetto per raccogliere le castagne, ed eccoci pronti a una passeggiata nel bosco. Intorno a te la natura è generosa. Respiri a fondo e ti riempi i polmoni di aria pura. Strizzando gli occhi ti diverti a scattare foto per fissare ogni dettaglio. Il piccolo riccio nascosto sotto il fogliame, i rami che dondolano nel vento, gli insetti che strisciano, la cerva al limitare del bosco, i tronchi maestosi, tutto è magico. La foresta è un elemento importante della biodiversità, dove animali e vegetali convivono dipendendo gli uni dagli altri. È come una grande casa piena di vita in cui ciascuno ha il proprio spazio. Chi di voi bambini va nel bosco con la mamma e il papà a fare una passeggiata? Io sì? Cosa vi piace fare nel bosco? Sentiamo, cosa vi piace fare nel bosco? Cosa vi piace del bosco? Castagne, sì, belle, buone, e poi si arrostiscono sul fuoco? Buone. Chi va più nel bosco? Tu? Cosa fai nel bosco? Io giro intorno e vedo cosa fanno gli animali, e poi niente. È bello il bosco, vero bambini? Soprattutto in questa stagione ci sono le foglie, le castagne, i funghi e poi tanti animaletti selvatici che adesso fra poco andranno in letargo a dormire. E tra gli animaletti chi troviamo nel prato?